Bentornati, io sono Marco e questo è il racconto conclusivo dedicato alla vita di Mozart. Abbiamo visto che uno dei motivi per cui Mozart aveva composto il Rato del Serraglio era stata la volontà di Giuseppe II di unificare la lingua dell'impero. L'imperatore voleva però anche ridurre i privilegi della nobiltà. Voleva poi andare a modificare l'istituzione del matrimonio per renderlo un contratto civile e rendere più semplice la separazione dei coniugi. Decise allora di commissionare un'altra opera a Mozart, Le nozze di Figaro. Mozart aveva sempre avuto rapporti contrastanti con i nobili, ma comunque li aveva sempre frequentati. Era un rapporto molto ambivalente, perché se da un lato non sopportava l'altezzosità degli aristocratici, dall'altro dava spettacoli per i nobili, dava loro lezioni. Erano coloro che, essendo ricchi, potevano poi pagarlo. Al tempo stesso, Mozart non poteva non accettare di lavorare alle nozze di Figaro, perché il committente era la persona più importante dell'impero. Già una volta aveva provato il rancore di un sovrano e non voleva di certo provarlo di nuovo. Un imperatore contento, invece, avrebbe potuto assegnargli un incarico fisso e far rappresentare più spesso le sue opere. Biografi di Mozart danno pareri discordanti sull'accoglienza dell'opera. Probabilmente il pubblico fu stupito dal messaggio sociale, ed è comprensibile questo stupore. Lo abbiamo già detto che le persone andavano a teatro per rilassarsi, chiacchierare. E l'opera faceva solo da accompagnamento. Si trovavano ora di fronte alle nozze di Figaro che doveva rivoluzionare la figura dei nobili e l'istituzione del matrimonio. Oltretutto la musica era anche difficile da comprendere. Fino a quel momento i concerti di Mozart avevano ottenuto un gran successo. Le persone si abbonavano volentieri. Dopo le nozze di Figaro, però, i nobili smisero di sottoscrivere abbonamenti, mentre i borghesi iniziarono a non andare più ai concerti. Mancando i nobili, questi eventi non erano più mondani. Nel maggio del 1787 Leopold morì. La morte di Anna Maria aveva portato alla separazione e al progressivo allontanamento tra Leopold e Wolfgang. La morte di Leopold compromise poi il rapporto tra Wolfgang e Nannerl. Evidentemente in questa famiglia i lutti non venivano affrontati bene. Nannerl, a differenza di Wolfgang, sapeva dei segreti di Leopold, del fatto che conducesse comunque una vita agiata. Essendo più grande del fratello, aveva potuto realizzare con maggior chiarezza a quanto ammontassero le cifre che avevano guadagnato da piccoli. Inoltre, a differenza di Mozart, era sempre stata la figlia obbediente, era sempre stata accanto a Leopold. Mozart ricevette quindi 1.000 fiorini che la sorella gli diede affinché rinunciasse a tutti gli oggetti del padre. Considerando quanto Leopold aveva guadagnato grazie ai figli, quanti doni aveva ricevuto, di fatto Nannerl vide ricompensata la sua fedeltà con l'eredità del padre. Mozart ebbe la possibilità di rimediare a questo dispiacere con la prima a Praga del Don Giovanni. Questa riscosse un grande successo. Questo successo ebbe una conseguenza molto importante: gli permise di ottenere il tanto cercato posto fisso. Sì, perché l'imperatore Giuseppe II, per evitare che Mozart si trasferisse a Praga, pur di tenerlo a Vienna, gli assegnò uno stipendio di 800 fiorini annui. L'incarico però non era quello di compositore di corte, ma di compositore semplicemente. Mozart stesso lo definì come troppo e troppo poco. Infatti, la cifra era ingente per quello che era chiamato a fare, ma ancora una volta non gli richiedeva di fare grandi composizioni e quindi non sfruttava appieno le sue abilità. La successiva opera di Mozart, Così fan tutte, fu foraggiata dalla volontà di Giuseppe II di modificare l'istituzione del matrimonio. All'imperatore fu infatti attribuita una frase, secondo cui, se Vienna fosse stata coperta con un tendone, allora la città sarebbe stata la più grande casa di piacere del mondo. E proprio questa volubilità dei rapporti divenne allora l'argomento dell'opera. Questa valse a Mozart 900 fiorini e fu replicata diverse volte nonostante la morte dell'imperatore. Essa è piena di doppi sensi. E probabilmente il pubblico rimase turbato perché guardandola doveva sembrargli di guardarsi allo specchio. Anche in Così fan tutte, Mozart porta a teatro le stravaganze e le doppiezze della vita. Anche lui, del resto, si era innamorato di una delle sorelle Weber prima di sposarne un'altra. Nel settembre del 91 diresse Il Flauto Magico, la sua ultima grande opera teatrale di ispirazione massonica. Da anni, infatti, Mozart faceva parte della massoneria, al pari di tanti altri musicisti come l'amico Haydn. L'opera fu accolta molto bene, e lo stesso Mozart nelle lettere si disse molto contento dell'accoglienza ricevuta. Nel luglio del 1791
gli fu poi commissionata una messa da requiem per conto di un nobile. Questi, un conte, si impegnava a pagare 400 fiorini, una cifra molto importante, affinché Mozart componesse questo requiem. L'opera, però, ufficialmente doveva risultare scritta dal conte in onore della moglie defunta. Mozart non poté sottrarsi a questo incarico, perché l'intermediario era un amico, nonché un suo creditore. Il requiem doveva risultare allora l'opera di un principiante. Pertanto, Mozart avrebbe dovuto evitare tutte quelle soluzioni innovative o particolarmente interessanti che caratterizzavano il suo stile. Il 20 settembre, colpito da una febbre, fu però costretto a mettersi a letto. Alcuni dottori, di cui Leopold sarebbe stato certamente molto orgoglioso, gli somministrarono dei salassi molto abbondanti. Nonostante queste premurose cure, il 5 dicembre Mozart morì. Si era diffusa a Vienna in quei mesi un'epidemia, e secondo una lettera di un consigliere di corte che vide il cadavere, quest'ultimo non mostrava segni diversi da quelli delle altre vittime dell'epidemia. Spesso si parla di un avvelenamento come causa della morte di Mozart. La prima a diffondere queste notizie fu però proprio la moglie Constance, salvo poi ritrattare a distanza di alcuni anni. Constance parlò anche di un committente misterioso che avrebbe incentivato il marito a scrivere liberamente a patto che non indagasse su chi gli avesse commissionato il lavoro. In realtà, queste leggende messe in giro dalla donna servivano a risolvere un altro problema. Dovevano infatti mascherare il fatto che il marito fosse morto prima di completare il requiem. La messa da requiem dura infatti 50 minuti, ma Mozart ne scrisse solo i primi 5. Per il resto, scrisse solo qualche appunto. Della Lacrimosa, ad esempio, compose solamente le prime 8 battute. Il requiem fu quindi completato da alcuni allievi di Mozart, che erano sicuramente più adatti il loro maestro a scrivere quella che doveva essere la composizione di un principiante. Tuttavia, a livello giuridico, visto che l'opera era stata commissionata a Mozart, ci sarebbero potuti essere dei problemi. Constance, nel 93, arrivò a comprare tutte le copie di un necrologio del marito, defunto ormai da 2 anni, proprio perché si affermava che Mozart fosse morto prima di completare il requiem. Altre leggende da sfatare sono poi quelle che vogliono un Mozart morto e dimenticato da tutti, seppellito in una fossa comune. L'imperatore Giuseppe II aveva modificato anche le cerimonie funebri, rendendoli semplici e austere. Fu questo il motivo per cui il feretro fu trasportato di notte senza che Constance, i figli e gli amici lo accompagnassero al cimitero. Qui fu poi sepolto in una tomba comunitaria semplice e non in una fossa comune come spesso si dice. Nei giorni successivi, poi, ci furono cerimonie tanto a Vienna quanto a Praga in suo onore. Si conclude in questo modo il racconto della vita di Wolfgang Amadeus Mozart. Vi saluto, alla prossima!